Il Forte di Bach presenta un nuovo progetto espositivo dedicato all'Art Déco in Italia, l'eleganza della modernità. Si tratta di un progetto importante realizzato in maniera inedita direttamente dal Forte di Bard in prima assoluta, un progetto che raccoglie importanti opere, oltre 200 opere sono in mostra e che esprimono tutto quanto si possa riferire al periodo dell'Art Déco italiana dal 1923 fino agli anni 30. È un'importante mostra che si unisce attraverso un fil rouge alle grandi esposizioni che si sono realizzate 100 anni fa, che sono quella di Parigi ovviamente, la grande esposizione universale del 1925 e le biennali che si sono realizzate dal 1923 al 1927. La mostra al Forte di Bard, oltre a ricostruire il padiglione italiano dell'Exposition Internationale des Arts Décoratifs di Parigi del 1925, intende restituire una sorta di fotografia di quanto si andava producendo in quegli anni, non solo nel settore delle arti decorative, appunto, ma anche in pittura, scultura e grafica, selezionando quelle opere che rispondevano sia a un'esigenza di sintesi formale, soprattutto in ambito novecentista, sia a un'attitudine più gioconda e a tratti apparentemente disimpegnata. La funzione di questa mostra è quella quindi di porre in risalto, oltre alle arti applicate, quelle manifestazioni artistiche che evidenziano il fil rouge del gusto déco italiano, rilevando le necessarie intersezioni di stili e temi guida, come la danza, la maschera, gli animali e soprattutto la sintesi formale che favorì quella ricerca orientata verso una maggiore struttura architettonica delle forme. Una mostra così complessa, con circa 230 opere, doveva ovviamente essere puntellata da lavori fondamentali e noti. Ma vanto di questa ricerca è quello di aver rintracciato opere di notevole rilevanza storica, del tutto inedite o poco viste, e mi riferisco in particolare alla monumentale ceramica Salomè di Francesco Nonni, proveniente dai depositi del Museo Civico di Pesaro, o per esempio gli studi per le stoffe di un pittore da poco riemerso, mi riferisco a Persicali, che aveva esposto proprio alle esposizioni di Parigi del 1925. Nonché appunto il dipinto che costituisce l'immagine coordinata della mostra, che è uno dei capolavori di Umberto Bottazzi, un pittore del Cenacolo Balla, Cambellotti e Prini, che aveva fondato con Grassi e Cambellotti la rivista La Casa.